Mi chiamo Audrey, sono tricologa, artista dei capelli e scrittrice. Oggi ti vorrei parlare dell'anidrosi. Che cos'è l'anidrosi? Le forme di anidrosi? L'impatto sulla salute del cuoio capelluto, della crescita dei capelli e non solo, della salute di tutto il corpo. L'anidrosi è l'incapacità di sudare. Abbiamo due forme di anidrosi, l'anidrosi congenita e l'anidrosi acquisita. L'anidrosi già è il fatto che abbiamo una condizione autosomica recessiva e questa condizione si verifica dai segni di difetto di termoregolazione, di episodi ricorrenti di ipertermia e di febbre inspiegabile associati con delle convulsioni che iniziano alla prima infanzia. Ma prima di allungarmi, ti vorrei spiegare il fatto che le neuropatie sensoriali automatiche ereditarie si verificano molto meno frequentemente delle neuropatie sensoriali motorie ereditarie, perché l'anidrosi, essendo l'incapacità di sudare, ti crea problemi perché se non sudi, non solo non riesci ad eliminare le tossine, che sono dovute a farmaci, droghe illegali, le tossine nell'ambiente, non riesci ad eliminare anche le sostanze chimiche che sono negli alimenti, ma nocivi per il nostro corpo. Sudare ti permette di eliminare i sottoprodotti del nostro metabolismo, ti permette non solo di aerare il capello, prendi in considerazione chi vive in campagna, no? Ha quell'aria fresca, perché il sudare ti permette di sgomberare, di aerare il capello in modo che possa crescere bene. Ti immagini una pianta, no? Quando la pianta è completamente circondata dall'erba che gli impedisce di crescere, allora avendo questa sudorazione, senza dimenticare che la pelle è il più largo organo di eliminazione del nostro corpo, te ne rendi conto? Come tricologa, quando parlo della pelle intendo il cuoio capelluto e da lì abbiamo l'eliminazione cioè di tutta la mucosa. Immaginati tutto il colore che tu hai fatto per tutta l'intera vita. Non sudi. E volevo aggiungere un'altra cosa, un fenomeno che sta dilagando un po' negli Stati Uniti, il botox sul cuoio capelluto. Immaginati facendo il botox sul cuoio capelluto per avere sempre i capelli sistemati, perché ci sono delle persone che hanno il contrario dell'anidrosi che ti spiegherò in un altro video, che sudano eccessivamente, e questo va a creare una problematica perché andiamo a sopprimere. Sudare è molto importante. È vero, quando sudi non te ne rendi conto della problematica di chi non suda, anche perché non avendo la capacità di sudare, muori, perché il corpo non può avere una temperatura corretta e non può eliminare. L'anidrosi si verifica quando le ghiandole sudoripare del nostro corpo non funzionano correttamente o non funzionano affatto. E poi abbiamo l'anidrosi acquisita, può essere provocata dai traumi ai nervi, dal sindrome di Ross, dall'amiloidosi, dalla neuropatia diabetica autonomica, dall'abuso di alcol a lungo termine, dal sindrome di Sjögren, dal sindrome di Horner, dalle malattie ai danni alla pelle, dai traumi alle ghiandole sudoripare, la malattia del trapianto dell'ospite e l'ostruzione ai condotti delle ghiandole sudoripare dovuto alla pelle morta, dovuto a delle infezioni e anche al fatto di una gravissima disidratazione, nel senso che il corpo perde più liquidi di quanto ne assorbe.